Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo episodio della nostra vanilla. Ricominciamo da qua e come vedete qualcosa è cambiato perché off camera ho deciso di cominciare a smantellare i chunk. Avevamo già cominciato con la TNT nello scorso episodio e io ho deciso di portarmi avanti. Intanto ho smantellato tutto quello che c'era qua davanti e ho anche ben preso un sacco di roba nuova che ho messo nell'inventario. Per fortuna il piccone ha retto perché come vedete ho anche smantellato il chunk laggiù, quindi pensavo di dover poi craftare un altro piccone. Invece sono rimasto stupito perché come vedete anche laggiù tutto è tornato alla semi-normalità, come vedete, e il piccone ha retto molto molto bene. Altra cosa, ho pescato un bel po' ragazzi, ho anche scoperto grazie alla wiki che Lake of the Sea raggiunge livello 3, cosa che ignoravo, infatti ero straconvinto che avesse il livello 2 come massimo livello. Una volta fatto quello ho cominciato a vedere in effetti che si pesca qualcosa di più interessante. E no, se vi state chiedendo se ho pescato il manning, purtroppo non è successo, però abbiamo pescato un bel po' di roba. Intanto abbiamo ben due stack 18 di pesci, di questi pesci, perché abbiamo quasi uno stack anche di salmoni, abbiamo un po' di questi pesci, abbiamo 34 puffer fish, pensate un po', abbiamo selle a go go, 4 nemtag ragazzi, importantissime, ma ho pescato qualcosa di interessante. Ho pescato questo arco che ha manning, se anche non lo voglio mettere nell'arco, quindi ce l'ho terremo buono magari da parte, un sacco di archi, e per quanto riguarda i libri ho pescato un Unbreaking 3 Depth Strider 3 che è molto buono, poi ho pescato un Fire Aspect 2 Bane of Anthropos 4 e Curse of Binding, ho pescato anche un Power 3 Sweeping Edge 3 Feather Falling 4 Punch, praticamente questo libro è la vita. Poi abbiamo Respiration 2, un Fortuna 3, un Breaking 3 molto utile per il piccone, lo metteremo in futuro, Fair Aspect 2, Bane of Anthropos 2. Abbiamo quindi pescato della roba buona, però quello che ci serve ancora non l'abbiamo trovato. Chi se ne importa? Chi se ne importa? Perché in questo episodio voglio fare tante belle robe. Come vedete ho con me ben 5 sapling di albero della giungla, perché voglio cominciare a metterli un po' in giro. Tipo io ne metterei uno qua, quindi uno qua vicino, e comincerei a farlo crescere con il Bone Meal, perché voglio completare l'isolotto buono pesca insieme a voi, quindi lo facciamo crescere, ecco un albero qua, ne mettiamo magari qualcun altro qua in giro, non so bene dove, probabilmente ne metterò uno qui, proprio qua alla fine, notare anche il chunk buggato, devo anche sistemare quella zona, però gli alberi stanno crescendo molto bene, ne metterei anche uno qua, proprio qui vicino, se anche non lo posso fare perché va sulla terra, perfetto, quindi facciamo così, ma in realtà qua risulterebbe troppo vicino, quindi sapete cosa, ecco. Facciamo così e lo piantiamo qua, mentre la sabbia poi la riprendiamo. Quindi ne mettiamo uno qua davanti casa, così in questo modo. E come vedete abbiamo dato già un senso di isola, mettiamola così. Devo dire che ci vorrà tantissimo tempo per completarla, anche perché non so bene cosa aggiungere. O forse ce la teniamo così alla fine, sapete, perché non è male. Ora, nella chest dovrei anche aver messo delle foglie. No, le ho messe nella chest in casa, urrà urrà. E sto notando che avevo un sacco di jungle wood e io ho ceppato degli alberi inutilmente. Beh, non importa, vorrà dire che metterò la palma che volevo creare proprio qui e saremo tutti più tranquilli. 2, 3, 4, 5, direi che va bene. Facciamo anche un bel 6, già che ci siamo. Qua invece mettiamo, ecco, non volevo metterli così, volevo mettere i jungle in un altro modo, quindi sapete cosa? Ecco, facciamo così, notare anche la durabilità della pala che sta andando a farsi benedire. Mettiamo ben una croce da tutte le parti, anche perché non so bene come fare le palme, spero vi piacciono perché in realtà non so bene come farle, le faccio sempre uguali, ma in realtà a me non dispiacciono, facciamo anche due da questa parte e un altro quassù. Direi che ci sta, mentre qua giù farei qualcosa del genere, quindi spaccherei questo e lo farei per tutti e quattro i lati. Cerchiamo di fare un qualcosa di carino, per quanto sia possibile farlo, probabilmente da questa parte no, perché dovrei saltare da qualche parte, quindi lo facciamo. E qui ora ragazzi è solo da mettere tutte le foglie che ho in casa, perché appunto ne ho preso più di due stack da quello brobio che avevamo di fronte a casa, quindi GG, abbiamo preso anche un bel po' di foglie. Qua invece vorrei mettere dei tappeti, qua le lanterne, quindi andiamo a casa, prendiamo tutto l'occorrente e terminiamo questa casetta del pescatore dell'isola buona pesca, isolotto buona pesca in realtà. Quindi torniamo a casa, così vi faccio vedere anche che ho modificato non solo quel chunk laggiù ma anche quello vicino a casa, e devo dire che la parte più difficile non è stata tanto smantellare tutto, perché con la TNT mi sono aiutato tanto, quanto ricostruirla cercando di farla sembrare naturale. Spero di esserci riuscito ragazzi, ho messo un po' di blocchi mancanti apposta e l'effetto non credo sia troppo malvagio, infatti come vedete si sta ancora idratando. Quindi che ci prendiamo di bello? Probabilmente facciamo due fornaci, quindi le facciamo. Ora però io ho lasciato aperto questo perché lo devo studiare, lo voglio studiare davvero ragazzi, perché è una cosa utile che voglio fare
però ancora non riesco a fare. Quindi in realtà devo imparare ad usare, ecco, questa roba. Quindi la facciamo una fornace, ma in realtà ne vorrei fare più di una. Quindi se io faccio così, probabilmente ne faccio più di una, non lo so. Due fornaci potrebbero anche bastare, forse sì, forse no. Qua ho altra cobblestone, quindi dai, ne facciamo almeno un'altra. Quindi facciamo così, perfetto, ne facciamo tre, dai. E poi ci servirà un letto, quindi il legno ce l'abbiamo. Voglio mettere altre decorazioni là dentro. Sì, una crafting table, serve sempre il letto. Per il resto direi che ci siamo. Ora, qua ho tante foglie, credo. Ecco qua, infatti ne ho più di uno stack, ma le voglio tenere perché, come vi ho detto, ne ho recuperato tantissime dalla nostra buggatissima vanilla, che finalmente sta diventando nuovamente normale, sono molto contento di questo. Ecco, le avevo messe qua in cucina, come vedete ho preso ben due stack, poi ho preso anche le jungle fence, ho ripreso anche la glowstone con il siltach, insomma ho preso un po' di cose, abbiamo ripreso la caccia, eccetera, eccetera, insomma ho ripreso tutto perché ci serviva. Per il resto lascio queste cose qua. Ora voglio però prendere una name tag e la voglio rinominare Jeb, in modo tale che quell'isoletta, l'isolotto Buona Pesca sia la patria della nostra pecora multicolore. Ora però non ricordo dove ho messo le name tag. Però qua ho le redstone lamp, quindi ne prendo due perché voglio completare anche quella parte là. E qua dovrei avere anche i The Light Sensor, proprio qua. E infatti ne ho due qua. Ora, dove ho messo le name tag lo so solo io e probabilmente nessun altro. Eccole qua dove erano. Perfetto, ne prendo una. Devo anche cuocere tutti i pesci che abbiamo, ragazzi. E soprattutto, ora che ci penso, mi metto sotto a riparare una bella roba. Però sto cercando di fare troppe cose. Per prima cosa voglio rinominare la targhetta. Quindi ci mettiamo Jeb. Altra cosa, ragazzi, voglio fare un'altra canna da pesca. Perché, come avete visto, ne abbiamo presa una che ha ben due incantamenti importanti, ovvero Lake of the Sea 3 e anche gli Lure 3. Quindi pensavo di riutilizzare quella. Ci metteremo l'unbreaking, ci metteremo il mending quando poi troveremo finalmente il mending. Non so ancora quando. Intanto sto notando che si sta facendo notte, quindi torniamo a dormire e poi andiamo a completare il tutto. E intanto mi ero scordato di questo, dice anche. Oh cavolo, questo come lo risolviamo? È un bel problema, probabilmente facendo la montagna scendere e quindi gran parte per fortuna è piena, quindi in realtà dovrei anche metterci poco, ma devo anche ricordarmi di fare questo. Perfetto, mi sono concentrato sugli altri chunk. Intanto però veniamo qua perché voglio prendere un po' di lana verde. Come sapete, infatti, dobbiamo fare il plan Bob e sì che l'abbiamo rimandato per questioni purtroppo più urgenti. Vediamo un po' quanto ne abbiamo presa, ben 15 pezzi, quindi siamo quasi a cavallo anche con i pezzi di lana che ci servono. Ci serviranno tantissimi smeraldi, ma i prossimi episodi saranno incentrati sui villager, quindi pian piano prenderemo anche quelli. Qua intanto ce n'era un'altra, quindi aspettate che mi prendo la lana, se posso, se riesco a saltare, sì, ce l'ho fatta, benissimo, ne abbiamo preso 18. È già ricresciuta anche a lei, perfetto, salve, va bene. Dobbiamo scegliere un colore, pensavo di andare sul marrone per completare la zona della casa superiore, quindi quella sorta di piccola terrazza. Quindi sì, sapete cosa? Ecco, facciamo qualcosa del genere. Non so bene quanti tappeti usciranno. Beh, in realtà un bel po'. 15 tappeti, non basteranno mai. Mentre il letto del pescatore lo vorrei fare blu. Quindi in realtà mi prendo questi, ne abbiamo tre, benissimo. Ora vediamo un po' di risolvere con questi tappeti, altrimenti ne prendiamo altri, così almeno completiamo l'isolotto. Come vi dicevo, ragazzi, i prossimi episodi saranno incentrati sui villager. Questo perché voglio svuotare la farm di villager. Ce ne sono troppi, ce ne sono tanti, alcuni sono anche importanti, quindi voglio cominciare a dividerli. Quindi voglio costruire un sistema che li protegga, sicuramente per prima cosa. E altra cosa importante, probabilmente li divideremo, anche perché la farm di iron si avvicina sempre più, visto che ci serve davvero tanto il ferro. Quindi in realtà pian piano lo faremo. Ora, con tanta pazienza, proviamo a metterci i nostri tappeti. E sapete cosa però? Li mettiamo magari alternati, così magari riusciamo a fare qualcosa di decente. Ecco, se io faccio così però, probabilmente posso anche nascondere un po' le travi. Quindi facciamo così, insomma, una sorta di scacchiera. E infatti, come volevasi dimostrare, non bastavano. Beh, non importa, facciamo così. Qua intanto mi sono anche scordato di mettere però il continuo esatto dell'albero. Quindi devo ceppare questo in questo modo e cominciare a costruire con le foglie qualcosa che sia un pochino decente. In pratica, ragazzi, io faccio sempre gli alberi tutti uguali, cioè le palme le faccio uguali perché non so bene come farle. È in effetti più difficile del previsto come cosa. Possiamo però fare qualcosa del genere salendo così e qua mettendocene un'altra così a chiudere. Quindi facciamo così, così e dovremmo anche riuscire a dare un senso un pochino più carino al tutto. Invece era giusta, va bene. Qua ne mettiamo un'altra in questo modo e un'altra così e dovremmo aver risolto, credo,
di aver fatto quasi tutta la palma. Quasi tutta. Vediamo un po' da questa parte, beh, ci siamo. Poi c'è anche il tetto che disturba, quindi va bene così. Qua la lasciamo così. Ora mancano solo i pezzi che scendono fin qua giù. Quindi scendiamo un attimo, mettiamo questo e direi che la palma è fatta. Ora qua su ci mettiamo le redstone lamp, come avevamo detto. Quindi saltiamo cercando di centrare il paletto. Non ce la faremo mai, quindi per forza di cose ci dobbiamo aiutare con la terra. E soprattutto spaccare i pillar che abbiamo fatto. E mettiamo la redstone lamp e ci mettiamo sopra il light sensor. Quindi ne mettiamo uno così e lo settiamo sulla notte, come sempre. E facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Ed è che con un altro paio di tappeti questa parte della casa è pressoché finita. Mi piace molto, è molto molto verde. Volevo infatti dare un effetto verde, un po' mischiato nella natura. E in effetti non mi dispiace neanche il fatto che si veda la trave così, eh. Se devo dirla tutta, stacca un bel po' dal resto. Quindi mi piace. Ora qua sto notando che tutto è fatto più o meno nel modo giusto. Probabilmente sì. E ci occupiamo di fare il resto della casa. Il resto della casa lo facciamo proprio qua su al secondo piano. Quindi per prima cosa ci prendiamo un bel crafting table che io metterei qua. Quindi qua farei una sorta di piccola cucina che potrebbe anche risultare carina come cosa. Quindi qua ci mettiamo la crafting table. Ci mettiamo le fornaci, quindi mettiamo una, due e tre, quindi una, due e tre in questo modo. E qua magari ci mettiamo una chest. Ora ci servirà anche il letto, quindi facciamo qualcosa del genere. Perfetto, facciamo il nostro lettino. E notare anche che io poi alla fine non lo uso il recipe book, quindi non mi serve a niente. Ecco, il letto lo volevo fare blu, secondo me ci sta bene. Eccolo qua. Per il resto forse una doppia chest potrebbe risolvere i problemi, quindi magari lo facciamo. Anzi, in realtà ne facciamo una normale, non la voglio doppia, ne faccio solo una piccolina, tanto va bene così. E abbiamo fatto una piccolissima casa per il nostro pescatore. Ora sto anche notando che le torce messe così non mi piacciono per niente, quindi cerchiamo di risolvere anche quel problema lì. E ne mettiamo una qua su e una qua. E probabilmente così abbiamo risolto per la luminosità. Spero di sì, perché trovarmi un creeper qua su non deve essere bella come cosa. Altra cosa, ragazzi, prendiamo questa canna da pesca che vi avevo detto era assurda. Intanto questi mi li prendo e vado anche a cuocerli, così almeno abbiamo cibo per un bel po' di episodi. GG. Questi stivali non mi servono, non mi serve altro. La pelle potrebbe servirci perché vorrei mettere magari degli item frame carini. Quindi per farli io sprecherei un altro po' di legno in questo modo, facciamo un po' di stecchetti e ci facciamo magari degli item frame. Ne facciamo al momento due, va bene. Ho preso anche un cartello e vorrei mettere intanto qua fuori il cartello, proprio qua, che ci dice isolotto buona pesca, come l'abbiamo rinominato noi. Quindi mettiamo magari una fantasia in questo modo, ci mettiamo qua isolotto buona pesca, così, e qua giù ci rimettiamo questi ghirigori, così almeno abbiamo dato un senso. Mi piace. Mentre con l'item frame potremmo metterci magari dei pesci, perché no, per simboleggiare appunto che qua c'è la farm di pesca. Ora qua non lo possiamo mettere, lo possiamo mettere magari sopra la porta, sì dai, con un bel pesciolino proprio qua, direi che ci sta bene. E altra cosa importante, ragazzi, ci siamo dimenticati di rinominare la pecora, spero di poterlo fare, visto che è sulla barca, ma spero di sì. E funziona, ragazzi, abbiamo la pecora multicolore che è guardiana di quest'isola. Ora, con gli ultimi pezzi di foglie che abbiamo, io vorrei fare un po' di cespuglietti, un po' in giro, un po' random, per dare un pochino più di ricchezza alla vegetazione. Quindi, semplicemente, come ho detto, random, ce li mettiamo un po' così, dai. Notare anche che qua dentro avevo fatto una piscina per dare il senso che fosse una palafitta, quindi qua giù abbiamo l'acqua, qua ne abbiamo fin troppe di foglie, così in questo modo. Direi che ci sta, questa la togliamo. Magari metterei qualche torcia sugli alberi, così almeno la illuminiamo bene. Però nel complesso direi che forse l'isoletta è pressoché finita. Spero vi piaccia, ragazzi. È semplice ma molto molto funzionale. All'isoletta però ci dobbiamo anche accedere. Quindi credo sia arrivato il momento di fare i nostri ponticelli. Per farli io pensavo di utilizzare come base il legno della giungla e poi però magari arricchirlo con della stone, degli stone bricks, eccetera, eccetera. Quindi per farli io farei qualcosa del genere. Farei un bel 3, così in questo modo, e comincerei a salire. Molto, molto semplice. Quindi secondo set di scale, facciamo anche qua un bel set di scale girate perché voglio poter passare sotto con la barca, semplicemente per quello. Quindi facciamo così e direi che forse con l'altezza ci siamo, tanto che qua non farei altro, magari aggiungerei delle slab, così almeno facciamo il ponte. Quindi ci serviranno un po' di slabine, eccole qua, facciamo qualche set, dovrebbero anche bastare 48, forse sono anche troppe se posso dirla tutta.
E vediamo un po' di completare il ponte. Direi che qui sotto una barca può passare tranquillamente. E ora sto notando anche che qua però ci dobbiamo mettere altre slab. Vediamo un po'. In realtà no, dovremmo essere a posto. Probabilmente sì. Qua abbiamo delle belle robe tipo scale girate o altro. No, in realtà non capisco perché qua c'è questo dislivello. Probabilmente perché questi sono blocchi interi. E infatti quelli erano blocchi interi. Se io ci metto le slab, in pratica ritroviamo la simmetria. Credo proprio di sì. E infatti è così. Mi piace il ponticello. Molto piccolo quanto carino. Ora devo solo cercare di arricchirlo un po', magari con delle foglie o qualcosa di carino. Ora devo un po' decidere cosa. Probabilmente però anche le foglie potrebbero essere una buona soluzione. Se io metto qua delle foglie così a salire, e lo faccio ovviamente anche dall'altra parte così. E lo faccio anche da questa parte, così almeno teniamo lo stesso stile. Direi che l'effetto non mi dispiace affatto. Ora, ovviamente, ne metto anche storte, quindi ne mettiamo 6 così e abbiamo fatto il nostro ponticello. Mentre qua probabilmente ci metto sempre delle foglie, così almeno sistemiamo il tutto. E magari qui su ci possiamo mettere sempre delle foglie, però con altre robe. Quindi qua faccio qualcosa del genere, qua invece faccio qualcosa del genere. E magari qua su ci posso mettere anche delle slab, così in questo modo. E qua invece ci mettiamo altri blocchi con delle lampade, perché sempre servono. È proprio bello quando vengono a trovarti a casa, eh? Ecco, salve signora Witch, grazie. Ha anche droppato un po' di cose. Oh, laggiù c'è anche un bello scheletrino. Salve, come vedete l'arco shotta tutto. Ora me ne approfitto anche per prendere un po' di questi. Ho messo anche a cuocere i primi pesci, ragazzi. Quindi, come vi ho detto, per un po' di episodi avremo anche la bella pappa pronta. Per il resto, lassù c'è un Enderman. Qua c'è qualcun altro che potrebbe disturbarmi. Pare di no. Da qua il ponte si intravede, non si vede tantissimo. Ora vediamo un po' da questa parte se si vede un po' meglio. E qua, ragazzi, come vedete, ho lasciato questo chunk in questo modo. Qua voglio fare una scala che arriva da qua, arriva fin qua e poi scende fin qui. E qua probabilmente si ricongiungerà da qualche parte. Ora non so bene come, però il ponte mi piace, devo dire che mi piace un sacco. E ho craftato degli scalini di stone bricks. Perché vorrei fare qualcosa di particolare. Quindi proviamoci. Ci mettiamo degli scalini così, in questo modo. Qua io ci metterei anche dei blocchi semplici. Uno, due. E qua su vorrei metterci però dei muretti con la nostra, come dire, si chiamano mossi cobblestone wall. Va bene, li facciamo alti due, dovrebbero anche bastare, quindi facciamo così. E anche qua ci mettiamo a questo punto, per continuità, le nostre lampade di redstone con il nostro daylight sensor. Così almeno abbiamo terminato il tutto. Settiamo anche questi sulla notte, così almeno vediamo un po' che effetto danno. Perfetto, settato, e mettiamo anche l'altro. E direi che così il ponte è pressoché finito. Qua ovviamente devo terraformare, togliere queste canne da zucchero, togliere l'acqua e qua magari fare un bel percorso che si ricongiunge in questo sentiero. E direi che ci siamo. Ora, prima che me ne dimentichi, vorrei riparare questa fishing rod che costa 2 livelli e abbiamo una canna da pesca di tutto rispetto. Tanto che io purtroppo mi conosco e sono talmente testardo che non mi arrendo, quindi vado a fare una piccola sessioncina di pesca e ci vediamo una volta terminata per vedere insieme se finalmente prendiamo quel benedetto Manning. Intanto la pecorella multicolore ci sta davvero benissimo qua, l'isoletta buona pesca, l'isolato buona pesca è la nuova tua patria e spero ti piaccia. A proposito, ora che ci penso però, io avevo anche pescato una lilypad che possiamo anche utilizzare per abbellire una. Ne ho pescate 7, ragazzi, e l'ho appena visto. Con queste possiamo anche abbellire lo stagnetto, quindi ne mettiamo magari una qui e una qua, così almeno abbiamo dato anche un senso di laghetto, credo. E le altre mari le possiamo mettere un po' qua nel fiume, perché qua noi ci possiamo navigare con la barca ed è anche carina come cosa. Quindi ne abbiamo avanzato due, tanto che io le metterei qui. E come vedete qua abbiamo anche una nuova isoletta, però questa la butterò giù per il semplice fatto che dovrò togliere tutta quella sabbia e quindi tutto questo chunk e fare in modo che questa parte e questa si congiungano, così almeno diamo un senso. E magari qua fare una piccola rientranza in questo modo e dare un po' di senso più carino. Qua addirittura abbiamo anche un laghetto che ha una piccola cascata che non mi dispiace affatto. Quindi sapete cosa? Io questo lo spacco.
e ci facciamo una cascatella. Perché è perfetta. Quindi ragazzi, io mi rimetto a pescare con il mio insolito metodo e ci vediamo dopo. E stiamo già pescando, speriamo di trovare il mending. Ok ragazzi, abbiamo pescato abbastanza. Devo dire che sono rimasto molto molto poco a pescare, se posso dirla tutta. Quindi in realtà vediamo un po' cosa abbiamo preso. Apriamo la chest. E chi si ricorda dove eravamo rimasti? Probabilmente abbiamo preso solo dei pesci. Credo di sì, perché questi libri ce li avevamo. Infatti, niente mending. Credo proprio che se anche abbiamo tutti gli incantamenti sia molto difficile. Intanto abbiamo anche fatto un po' di durabilità del tutto. Stiamo ancora pescando, mi dite. Va bene. Peschiamo allora. Intanto, dicevo, abbiamo preso un po' di pesci, abbiamo preso un po' di cose, altri 10 pesci. Stiamo continuando a pescare, ragazzi, a ripetizione. Va bene, va bene. E mi state dicendo che se io sto così posso anche vedere quello che pesco. Ok. Cosa abbiamo pescato di bello? Quindi cosa abbiamo pescato di bello? Niente, in realtà nulla. Abbiamo continuato a pescare dei pesci, altri pesci, basta. Sì, abbiamo anche le ciotoline, pensate un po' che bello. Però per il resto direi che non abbiamo preso nulla di che. Quindi sapete cosa? Ora terminiamo la pesca. È anche piena notte, come al solito. E direi che per questo episodio è tutto. Nel prossimo, ragazzi, dobbiamo fare delle belle robe. Anzi, in realtà sono io che posso andare sul ponte, visto che ora è tutto illuminato, finalmente. E dirvi che nel prossimo episodio probabilmente troverete qualcosa fatto a FK, perché appunto ci occuperemo dei villager. Certo è che resterò a pescare un paio d'ore stavolta, perché voglio davvero trovare quel benedetto mending, perché voglio anche andare in esplorazione nei prossimi episodi con i razzetti, quindi dobbiamo riparare l'elitra quanto prima. Intanto prendiamo anche danno. No, in realtà lui se lo becca da solo il danno, pensate un po' quanto sta messo male lo scheletro. Ma direi anche che la nostra isoletta Buona Pesca è uscita, devo dire, abbastanza carina. Spero piaccia anche a voi. Vi dico però che per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto e se così vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale e fammi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Sotto di me trovate il pulsante per iscrivervi ad altri due video, io come sempre vi do l'appuntamento al prossimo e vi dico ciao a tutti!